Buonasera a tutti e benvenuti al secondo webinar del Laboratorio di Matematica Digitale. Oggi avremo un ospite d'eccezione che è il professor Brunetto Fiocchi, professore formatore per docenti, già professore associato di matematica. Ha insegnato fra l'altro didattica della matematica presso l'Università di Firenze e ha pubblicato svariati articoli e libri sull'argomento. E ha inoltre fatto parte del comitato scientifico di vari progetti e piani nazionali di aggiornamento. E insieme a lui oggi ci saremo io, Chiara e Antonella, e vi vorremmo presentare un'attività rielaborata dal piano PQM che farà parte delle nostre attività del piano MATAB, del progetto MATAB 2020. Buona visione. Prendo un secondo la parola io, buonasera a tutti, un piacere di trovarvi ed è un piacere di trovare il professor Fiocchi, con lui ho lavorato in più occasioni, e a cominciare anche dal progetto PQM, che è stato un bellissimo progetto e ci sono anche dei bei materiali, in rete si trovano un po' con difficoltà. Questa è un'attività, quella di stasera, bellissima, fatta tante volte in classe e che credo oggi casca proprio, diciamo, a fagiolo. Per chi non lo sapesse, dallo scorso anno è stato indetto nel giorno 11 novembre l'Equal Day, il giorno dell'uguale, per fare in modo che questo uguale non sia così tanto bistrattato come invece spesso accade, purtroppo anche su dei libri di testo. Quindi sarà una bella attività da fare e come sempre, passare i contenuti e le strategie attraverso il gioco. È una grande opportunità di lavoro per i ragazzi. Io vi saluto, vi lascio, buon lavoro e un sincero saluto al professore e a tutti voi. Buon lavoro, ciao a tutti. Grazie Antonella, comincio io. Allora, innumerando, io credo che fra chi ascolta ci sia chi conosce già questa attività. L'attività è un'interessante preistoria perché viene da una trasmissione televisiva di un po' troppi anni fa, addirittura Telemonte Carlo. Telemonte Carlo c'era questo gioco che oggi giocheremo insieme per chi non lo conosce, che poi è diventato un gioco in scatola, vedete qui con una foto, complimenti a chi è riuscito nella ricerca archeologica di questo gioco. Poi era sparito e ormai molti anni fa, nella vita precedente, un po' come dicevamo con Antonella prima mentre aspettavamo di collegarci, molti anni fa ci si chiedeva: è possibile trasformare quei momenti noiosissimi, pesanti, in cui si devono fare tante operazioni in qualcosa di divertente? E ci siamo imbattuti più o meno per caso nel ricordo di questo gioco. Fra le cose che ho fatto nella mia vita, oltre a quelle che diceva Antonella, una delle cose di cui vado più contento è di aver lavorato con tanti insegnanti. E devo dire che ho imparato tante cose. Ecco, dall'insegnante con cui abbiamo condiviso la prima edizione di questo gioco, che è Lucia Stelli di Pisa, ho imparato che l'entusiasmo è fondamentale. Ovvero, la cosa che adesso cominceremo a giocare insieme, prima vi racconto più o meno come funziona, poi vi propongo un po' di varianti. La cosa che cominceremo a giocare insieme, funziona nel momento in cui i ragazzi si entusiasmano. E che si entusiasmino è testimoniato da tutti, più o meno quelli che l'hanno fatto. Addirittura c'è un insegnante che conosco della Toscana, con cui ho lavorato per molti anni, che è stata inseguita dai suoi studenti. Lei l'ha fatto in prima media, poi in seconda l'hanno voluto fare in forma geometrica, poi vi dirò dove eventualmente lo potete trovare se vi interessa. Poi in terza hanno provato a farlo sull'algebra. Cioè l'idea è che se mi appassiona una cosa, poi questa cosa mi serve. E negli anni
Tanti ragazzi hanno fatto, hanno giocato a questo gioco facendo tanti calcoli e quindi imparando anche a fare il calcolo. Il calcolo poi è una delle parti della matematica che, volenti o nolenti, bisogna comunque imparare. Un altro insegnante, sempre con esperienza, mi diceva che gli ho salvato la vita nelle ore di buco, nel senso, chi di voi insegna, immagino tutti quelli che ci ascoltano, sanno che ci sono le ore in cui bisogna andare, bisognava, poi è arrivata la data, bisogna andare in un'altra classe a sostituire l'insegnante che è mancato. Ecco, allora mi raccontava questo collega che lui si era costruito un armamentario, una specie di scatola di questo gioco, e quando andava a fare supplenza, in questo senso, andava in un'altra classe a coprire le ore di buco perché mancava l'insegnante, si portava questo gioco e invariabilmente riusciva a suscitare l'interesse e in certi casi proprio l'entusiasmo da parte dei ragazzi, che poi dopo lo richiedevano anche all'insegnante curricolare che magari non lo conosceva. Cioè, quindi questa cosa dell'entusiasmo secondo me è fondamentale. Allora, vediamo adesso come funziona e poi proveremo a fare un gioco insieme. Se vai avanti, Chiara, con la slide. Ecco. Allora, no, un attimino, andiamo a vedere avanti, scusami, se c'hai verso, come funziona il gioco. Poi dopo, ecco, come si gioca? Così ci chiariamo le idee e poi torniamo indietro e giochiamo. Che altrimenti non... Allora, come si gioca? Andiamo avanti. Allora, è semplice. Questo tipo, leggete un attimo quello che vi dicevo prima, l'insegnante si prepara il set per andare in classe. Una serie di cartellini contenenti le cifre da 0 a 9 e contenente segni le quattro operazioni. Eventualmente, se uno poi vuole complicarsi l'esistenza, ci può mettere l'operazione di aumento a potenza, l'estrazione di radici, ma insomma ragioniamo sulla versione base, 0 a 9 e le quattro operazioni. Si estrae un numero bersaglio di tre cifre con rimbussolamento. Praticamente io estraggo 9, poi 7 e poi viene un altro 9, il numero bersaglio è 979. E poi si estraggono ancora casualmente tre cifre e due operazioni. Vediamo un esempio. Vabbè, l'esempio non viene, lo vedremo dopo. Comunque, voi avete questo bersaglio, nell'esempio ho fatto 979, poi mettiamo che sia uscito come cifre il 3, il 4 e l'1, e poi avete due operazioni, la somma e il prodotto, la somma e la divisione, che ne so. Voi dovete costruire una sequenza di calcoli che arrivi al numero bersaglio, nei passi che volete voi, con i tempi che volete voi, o meglio, con i tempi di cui i ragazzi sono capaci. Questo è l'ossatura del gioco. Ora, noi faremo insieme un paio di esperimenti. Il primo è... scusate un attimo. Ecco. No. Ok. Il primo ci sarà un gioco in cui, adesso vi racconterò, in cui costruiremo i numeri, i primi numeri da 0 a 10. Poi dopo proveremo insieme una vera e propria gioco di numerando. Questo è il gioco. Qual è la sua applicazione didattica? Perché poi questo è quello che ci interessa. Intanto devo fare una serie di calcoli e questo è ovvio. Ma se fosse solo questo non è bello, nel senso che c'è poco di divertente nel fare i conti, diciamocelo francamente. Non sono solo i nostri ragazzi che si stufano, ma fare i conti alla lunga annoia. Allora noi ci costruiamo sopra una specie di gara. Certo, l'ideale è farlo a gruppi. Finché si può lavorare in classe, l'ideale è veramente farlo a gruppi. Dopo che abbiamo provato a giocare, cercherò di
ragionare su cosa succede se non si può lavorare a gruppi, come lavorare a gruppi, eccetera. Però se si lavora a gruppi può divenire fuori una gara. Essendo una gara avrà i suoi punteggi, e li vedremo anche questi dopo. Da lì nasce l'entusiasmo, perché io voglio dimostrare che sono più bravo degli altri, standard a scuola, e se sono in gruppo voglio dimostrare che il gruppo in cui sono io è più bravo dei gruppi degli altri. Questo dal punto di vista del coinvolgimento dei ragazzi. Dal punto di vista di quello che interessa a noi, fanno tanti calcoli, e qui va bene, ok, quello è lo scopo, ma piano piano cominciano a ragionare sulle proprietà delle operazioni. E il gioco che adesso faremo insieme, vedrete che ci guiderà a capire esattamente quello che sto dicendo. Cioè, noi faremo delle attività. Se Chiara vuoi lanciare adesso la slide del gioco del 4, vedremo poi come questo tira fuori una serie di proprietà sui numeri che a dirle una per una ci vuole poi un sacco di tempo. Penso che fra gli ascoltatori molti lo conosceranno. Comunque sia, vi dico subito, vi spoilero subito il finale, su internet trovate le soluzioni, però non andate a vederle. Vi dico che ci sono, perché se lo proponete ai ragazzi e vi aspettate che sappiate che possono andare in giro a trovare le soluzioni su internet, ok? Però giochiamolo insieme e giochiamolo seriamente. Si tratta di trovare delle espressioncine. Poi il discorso delle espressioni ci torniamo un attimo dopo, se sia positivo o non negativo, se lo faccio prima lo faccio dopo. Comunque, delle espressioncine che per ogni numero da 0 a 10 diano come risultato quel numero lì. Ogni espressioncina deve contenere 4 volte la cifra 4, con queste regole. Noi possiamo utilizzare parentesi, operazioni, e il 4 può funzionare come numero o come cifra. Questo sapete tutti che è uno dei grandi misteri della vita per i nostri ragazzi, cioè che cos'è una cifra e cos'è un numero è sempre vago. Ecco, uno degli effetti del numerando, ma già di questo gioco, è chiarire una volta per tutte cos'è la cifra e cos'è il numero. Se scrivo 44, il 4 è una cifra. Se scrivo 4 per 4, il 4 è un numero. Poi il fatto che si scriva allo stesso modo e che sia lo stesso simbolo complica un po' l'esistenza, ma fra le regole noi abbiamo parentesi, 4 operazioni, le 4 operazioni e quella che gli americani chiamano la giusta posizione. Comunque il 4 può essere usato come cifra. Qui vedete 4 modi diversi, è un caso che siano 4, di ottenere il numero 0. Come 4 meno 4 più 4 meno 4, come 44 meno 44, come 44 per 4 meno 4. Qui fra l'altro c'è il ruolo dello 0 come moltiplicatore, non è banale, come 4 più 4 per 4 meno 4. Ognuna di queste espressioncine utilizza 4 volte la cifra 4. Ecco, adesso a voi, e qui chiedo a Chiara di guidarvi nell'uso del Padlet, a voi trovare tutti il modo per scrivere tutti i numeri da 0 a 10 in questo modo. Buon lavoro. Esatto, grazie mille professor Piochi. Allora vi chiediamo di sperimentare in prima persona appunto questo gioco dei 4-4 e andando a inserire le vostre risposte all'interno del Padlet che vedete. Avete sia il link che potete inserire direttamente nella barra di Chrome, oppure con il cellulare direttamente potete inquadrare il QR code e dovrebbe portarvi direttamente al Padlet in cui inserire le vostre proposte. Vedrete che è un Padlet un po' diverso magari da quelli che abbiamo usato altre volte, perché è un Padlet a colonne, per cui in ogni colonna ha come titolo, diciamo, il numero che dovete ottenere. Quindi scrivete sotto le vostre risposte per ciascun numero e trovate insomma le soluzioni che vi sembrano che riuscite a trovare in questi pochi minuti. Marta ha appena inserito nella chat il link al Padlet, quindi potete sia cliccare sul link, sia riscriverlo nella barra di Chrome, sia accedere attraverso il QR code.
vi lasciamo qualche minuto per ragionare. Potete inserire le vostre risposte sia scrivendole da tastiera, perché comunque in questo caso si tratta di scrivere poche cose, sia se le avete già iniziate a fare mentre parlavamo magari su un foglio, potete anche direttamente fare una foto al foglio e caricarla sul Padlet, quindi sentitevi liberi di inserire le risposte come preferite. Intanto io direi di iniziare a sbirciare, lascio ancora giusto un minuto il link, il QR code, in modo che tutti possano accedere al Padlet e comunque rimarrà anche in chat, e poi dopo tra poco andiamo a sbirciare che cosa sta succedendo sul Padlet. Vedo che ci sono già tante proposte inserite nel Padlet. Lo zero non si può usare. Lo zero non si può usare, cioè la regola è che si può usare solo e soltanto la cifra 4 e ripetuta 4 volte. Quindi, per esempio, chi ha messo lo zero lo deve trovare il modo di scriverlo come in funzione di 4. Chi ha messo il 2 non lo può usare. La cifra 2 non può essere usata, nessuna cifra può essere, eccetto il 4, e deve essere usato sempre per forza 4 volte. Non è che non l'avete capito voi, sono stato io evidentemente, mi sono spiegato male, ma in ogni caso questo è, quindi chi ha scritto è, no, non può funzionare. Se ci sono problemi tecnici, perché vedo in chat un problema tecnico, scrivete a info@fem.digital. Il risultato che viene fuori deve essere tutti i numeri, cioè ogni numero, c'è un suo risultato ovviamente, il numero 0 si ottiene con quel modo lì, il 5 si otterrà in questo modo qui e così via. Solo che ogni espressione deve entrare, deve contenere 4 volte esattamente la cifra 4. Io le sto scorrendo e sono già tantissime le proposte, direi. Qui decidete voi, Chiara, quando è il caso di fermarsi. Voi sapete. Io penso che probabilmente tutti magari non sono riusciti a coprire tutti i 10 numeri, ma quantomeno a capire il meccanismo del gioco e quali anche sono le difficoltà magari che si trovano ad affrontare i nostri studenti se lo sperimentano, quali sono i punti di forza, penso che siano stati sperimentati. Faccio giusto una scorsa delle diverse proposte, siamo in 500 connessi, quindi si fa in fretta a raccogliere tante proposte. Certo. C'è qualche numero scoperto? Il 10, no, per esempio. Che non allora, è il 10 ha veramente poche proposte. Che io non vedo, ma... Sono 44 meno 4, tutto tra parentesi, diviso 4. Diviso 4. E sono tutte e tre le proposte. Sono che io sappia, c'è solo quella con le quattro operazioni. Quindi vi invitiamo nel caso a scoprirne altre se dovessero esistere. Ok, va bene, allora penso possiamo a questo punto fermare il televoto e tornare alla nostra presentazione. Allora, ecco, queste sono quelle che ho trovato io. Poi naturalmente ce ne può essere anche molte altre. Vedete, guardate un attimo per esempio il 3 e il 9. Il 3 e il 9 cambia solo la posizione
della parentesi, ovvero l'ordine delle operazioni non alterato dalle parentesi cambia sostanzialmente il risultato. Allora, qui lo zero ha un'importanza fondamentale, perché per esempio per ottenere il 4 io ho trovato questo, poi magari voi ne avrete in mente anche altre, ma io ho trovato questo. E vedete che qui lo zero è cruciale, in altri casi è cruciale l'1. L'8 è molto bello, ne ho trovato un sacco, e se le scorrete, c'è per esempio fra questa, 4, cioè, beh, è la stessa cosa, no? Perché si sa che moltiplicazione e divisione, la parentesi se vogliamo è inutile, non lo è. 16 diviso 4 fa 4, più 4 fa 8. 4 per 1 fa 4, ma non è tutt'altra cosa. Allora qui già il commentare questi risultati è bello. Conosco un insegnante che in prima superiore fa questa attività per riprendere insieme ai ragazzi le espressioni, le regole delle espressioni, il significato delle operazioni, e lei si trova molto bene perché immagino abbiate visto un gioco divertente, un gioco che intriga, ed è molto utile. Noto una cosa, può darsi che ve ne sia venuta in mente altre, ma per esempio per il 10 io veramente conosco solo questa. Però, perché ci siamo limitati alle 4 operazioni. Andiamo alla slide successiva, Chiara. E se noi accettiamo anche, per esempio, la radice quadrata o la virgola, quindi usciamo dall'insieme dei numeri naturali e ci spostiamo ai reali, non so, ci fa per dire, la radice quadrata di 4 resta 2, quindi resta sempre un naturale, però tiro fuori il 2, qualcuno ci ha provato a dire ma a me mi servirebbe il 2, il 2 è la radice di 4, allora se io ho la possibilità di usare la radice quadrata, ecco che spuntano altre. A me piace molto il 44 diviso 4,4, per la cronaca questa è la soluzione che è proposta su Wikipedia. Su Wikipedia, se andate a cercare questo gioco, al 10 trovate questa qui. È bella, nel senso che è bella perché è sorprendente, perché ci costringe a riflettere sul fatto che dividendo per un decimale si trova un risultato intero. Non consiglio l'uso delle regole di Wikipedia, perché per esempio loro usano il virgola 4 al posto di 0,4, ma sì, sulla calcolatrice può anche andare, ma non funziona, non è così. Lo 0 noi lo dobbiamo mettere e lo 0 ci porta fuori dalle regole di questo gioco. Quindi i decimali a me non piacciono molto, però in questo caso credo che parlare con i ragazzi del fatto che 44 diviso 4,4 fa 10 è interessante, è comunque interessante. Allora, vedete quante cose vengono fuori banalmente, no? da un gioco così. Allora, adesso spostiamoci invece sul vero e proprio numerando, quello che abbiamo visto prima, abbiamo cominciato a vedere come si gioca un attimo fa. Abbiamo cominciato a vedere il forse problema. Forse può essere utile ripeterlo velocemente, perché ho visto in chat che alcune persone si sono collegate un po' in ritardo, quindi se riusciamo a ripeterlo. Torniamo un attimo indietro, torniamo alla tabella, allora quella. Allora, questo qui. Abbiamo dei cartellini. In realtà io ho messo cartellini perché nella versione originale erano cartellini, ma se avete un dado a 10 facce va bene lo stesso, Se siete abituati a lavorare con i dadi a molte facce, un dado a 10 facce fa molta impressione ai ragazzi. E la potete lanciare, prendete 3 dadi a 10 facce, li lanciate e ottenete immediatamente il bersaglio, e poi lo lanciate di nuovo, eventualmente scartando le ripetizioni, e ottenete le 3 cifre. Quindi dovete comunque ottenere un numero di 3 cifre, bersaglio, 3 cifre con cui lavorare e 2 operazioni. Andiamo avanti, vediamo se viene fuori stavolta l'esempio, no? Ecco. Lo scopo è arrivare in un tempo stabilito, ho messo 5 minuti, poi le cose cambiano, lo vedremo quando parliamo poi delle regole del gioco, il più vicino possibile al numero bersaglio, combinando le cifre e le operazioni, che possono essere utilizzate più volte, che un numero può contenere le stesse cifre. Andiamo avanti.
dalla terza classe della scuola elementare. So che qualcuno aveva chiesto, ma se lo volessi fare prima, ecco, ricordatemelo alla fine questa domanda, se ne può parlare. Gruppi di lavoro, calcolando alternativamente a mano e con la calcolatrice, su tutte queste tre osservazioni, tutte queste tre cose che so che suscitano perplessità all'inizio, ci torniamo, spero, andiamo avanti. Questa è un'assegnazione del punteggio, anche questo lo saltiamo un attimo, andiamo a vedere l'esempio, ecco, poi voglio farvi lavorare. In questo caso avevamo, il bersaglio era 543, le cifre erano 2, 6, 9 e le operazioni da usare erano la sottrazione e la moltiplicazione. In questo caso l'insegnante aveva deciso di non usare l'espressione, perché non l'aveva ancora approfondita, perché molti ragazzi non erano padroni delle tecniche. Quindi abbiamo una sequenza di passaggi. Con una cosa interessante, noi abbiamo il 6 e il 2. 6 meno 2 fa 4. Posso usare il 4? No. Perché? Perché 6 e 2, se li opero fra loro, sono numeri e producono un numero. Loro possono anche usarli come cifre, 26 lo posso scrivere, ma il 12, non lo l'1 e il 2 di 12 non li posso usare, quindi viene fuori immediatamente la differenza tra cifra e numero. Al primo calcolo che si fanno vengono immediatamente bloccati dai compagni che dicono no, questo calcolo non è valido, e quindi poi si impara subito la differenza tra numero e cifra. Dopodiché si tratta di mettere insieme una sequenza di calcoli che arrivi al numero bersaglio. Adesso vi propongo di giocare ne uno, quindi torniamo, Chiara torna alla slide su cui c'è, proviamo insieme, perfetto. Questo è il numero bersaglio, ovviamente, che mi sono inventato io, non ho lanciato, cioè, bisognerebbe essere particolarmente bravi per lanciare e ottenere tre volte il numero 8. Vabbè, supponiamo che sia uscito come numero bersaglio 888. Potete utilizzare le cifre 5, 0, 3 come numero o come cifra e la somma e il prodotto. Adesso ridò l'operazione, ridò la mano, passo la mano di nuovo a Chiara con questa avvertenza: io non riesco a leggere il Padlet, quindi mi dovresti dire, dovresti seguire te l'operazione, e via via che le persone scrivono quello che viene fuori, poi ci ragioniamo sopra. Perfetto, allora nel frattempo quindi voi praticamente avete la possibilità sempre di accedere al pad tramite QR code o tramite il link che adesso mettiamo anche in chat, e professore, se vuole, può accedere anche lei direttamente dal Padlet per vederlo più ingrandito direttamente dal link che mettiamo in chat adesso. Sì, ci provo, ma già prima ci vedevo poco. E poi provo di seguire anch'io nel frattempo. E allora, quindi il vostro obiettivo è quello di raggiungere il numero 888 e di utilizzare le cifre 5, 0 e 3 e creare una catena di operazioni che raggiunga appunto il bersaglio utilizzando esclusivamente come simboli di operazione più e per, quindi somma e moltiplicazione. Io direi il Padlet di tenerlo comunque sullo schermo, perché tanto non c'è niente di segreto. Esatto. Quando un gruppo è convinto di aver trovato la soluzione, la scrive sul Padlet e poi ci ragioniamo insieme. Esatto, lascio solo un attimo ancora questo e poi allora passiamo subito sul Padlet, così iniziamo a guardare. Comunque mettiamo il link in chat, quindi in realtà possiamo passare in fretta. Per essere sicuri di star lavorando sul Padlet corretto, questo Padlet è colorato rispetto all'altro che invece era bianco-grigio. Allora, iniziamo a vedere le prime proposte di risoluzione. Non so, forse posso anch'io zoomare un pochino la finestra, così vedete meglio così, vero?
mi sembra che le regole le avete capito tutti subito al volo, complimenti. Poi pian pianino si stanno aggiornando i diversi post, per cui si stanno muovendo in continuazione, è difficilissimo anche seguirli proprio. Perché si vede quello che state scrivendo in diretta. Ad esempio, adesso si vedeva qualcuno di voi che era arrivato a 808. Qui abbiamo ad esempio un 5x3,15, l'ho già perso perché si muovono velocissimamente. 5x3,15, 15x3,45, 45-15,20. E poi 808 più 15 più 45, insomma la somma dei risultati praticamente. Il risultato deve essere 888, 808 non basta, è un po' troppo lontano ancora. Abbiamo chi è partito subito da numeri molto grandi, quindi chi ha creato il 500, il 300 e ottenuto immediatamente l'800. Cioè 503 più 300 fa 803, però si può andare avanti. Ecco, ho visto passare un 30 più 188, ora se il 188 è stato ottenuto in qualche modo come somma, ok, va bene, altrimenti c'è l'1 che viola le regole, ma probabilmente è stato ottenuto, sta scorrendo. E ho visto che c'è già anche qualche commento, ad esempio c'è qualcuno che sta dicendo che le cifre dei numeri che si ottengono da una delle operazioni non possono poi essere utilizzate come cifre, quindi si può utilizzare solo il risultato dell'operazione stessa, esatto, come esatto. Dicevamo prima. Sì. E quindi c'è chi sta già facendo anche da controllore in qualche modo delle soluzioni degli altri. Allora, ci sono alcuni commenti, ci sono alcune, vedete, soluzioni più corte delle altre, al di là che sia che siano scritte come espressione che come sequenza di operazioni, la più corte hanno lunghezza 1, ce n'è qualcuno, l'ho vista passare. C'era più un 555 più 333. 333, esatto. Qualcuno a questo ha aggiunto lo 0 e vedremo che questo può avere un senso. Qualcuno invece si è sforzato di metterci anche il per, e questo ci dà poi la motivazione. Adesso poi torniamo via via sul modo in cui, sulle regole, su come funziona, sui punteggi e così via. Direi possiamo fermarci su torniamo, questo. Torniamo, esatto. Avete avuto modo. Quindi rimetto velocemente il QR code che qualcuno lo stava richiedendo e poi facciamo un passaggio indietro. E in chat c'è chi chiede, ma le cifre non devono essere usate separatamente come nell'esempio precedente? Separatamente cosa vuol dire? Cioè se io ho le cifre posso scrivere 55, come prima scrivo 44, tanto per intendersi. In quel caso uso il 5 come cifra. 50 o 503 o 553 lo posso scrivere. Quello che le cifre utilizzabili possono essere utilizzate come numero o come cifra. I loro risultati che via via otteniamo, per esempio 5 più 3 fa 8, non posso scrivere direttamente 888 perché baro. Ok? Allora, torniamo un attimo un paio di slide indietro a rivedere le regole, qualcuno poi lo chiedeva. E poi andiamo avanti. Ok, perfetto. Allora, noi abbiamo estratto assorto un numero, 888. Ci sono insegnanti che chiamo i talebani che si rifiutano di proporlo loro, devono comunque estrarre assorte. Io invece ogni tanto baro e, come ho fatto adesso, propongo una cosa che mi sono inventato io. Comunque, abbiamo estratto assorte 880. Poi abbiamo estratto assorte il 5, lo 0 e il 3 e abbiamo estratto assorte il più e il per. Cosa dobbiamo fare? Andiamo avanti. La slide, ecco, arrivare il più vicino possibile al bersaglio. Se ci si fa arrivare al bersaglio, non è sempre possibile, indovinate perché. Arrivare al bersaglio, se ci si fa, o il più vicino possibile, con le regole che abbiamo visto, cioè
cifre e operazioni possono essere usate più volte, uno dei numeri estratti, quelli che chiamiamo i mattoncini, possono essere usati sia come cifre che come numero, gli altri solo come numeri. Andiamo avanti. Ovviamente devo avere una certa manualità di calcolo. Perché dalla terza elementare? Perché dalla terza, do per scontato, un po' di manualità ci sia. Io quando lo propongo in terza e anche in quarta, all'inizio gli do tutte e quattro le operazioni a disposizione, un po' come nel gioco del 4. Poi, quando cominciano a essere bravini, allora estraggo anche le operazioni. Però qui ognuno c'ha le sue cose. Vi dico, io quando vado in classe a fare queste cose, mi è capitato più volte, e queste sono delle proposte che faccio piuttosto spesso e ha sempre lo stesso entusiasmo. E quindi in terza elementare le operazioni sono tutte e quattro, poi dopo le estraggo a sola, però ovviamente l'insegnante è libero. In prima, ma si può fare in prima, si può fare in seconda, santo cielo, in questa forma no, ma avete presente che in prima elementare si fa il gioco dei muretti, si prende i numeri in colore e si fa il muretto dell'8, il muretto del 7, è la stessa cosa, cioè in quanti modi posso costruire 8? 2 più 6? 1 più 4, cioè è un giocare coi numeri. Chi trova quanti più modi possibili in cui si può costruire il numero 12, utilizzando, abbiamo la somma, in prima abbiamo la somma, a volte anche la sottrazione, in quanti modi? È un po' il gioco del 4 esteso. Ecco, credo che questo sia una buona introduzione in prima e in seconda per giocare con i numeri senza restare per forza impiccato a sequenze folli di operazioni tutte uguali. Allora, gruppi di lavoro, perché omogenei? Perché se voi mettete gruppi di livello dispari, cioè ragazzini bravi con ragazzini meno bravi, i meno bravi si fermano e lasciano lavorare gli altri. Se fate un gruppo di lavoro omogeneo, quelli deboli messi insieme si coalizzano. E non è raro, è uno dei punti di forza di questo gioco, non è raro che vinca il gruppo debole. Perché? Perché i forti, ognuno va per conto suo, litigano, poi hanno l'intuizione, ma magari poi non riescono a scrivere. I deboli invece passi in passetto, magari ci mettono più tempo, però vanno avanti, non è raro. Io ho presente l'esperienza prima di un professionale in cui un ragazzo di quelli che ovviamente a matematica va male, anzi a me la matematica non piace, non me la fate fare, in una manche di questo gioco per caso o per bravura vinse. Da allora questo gioco era il suo gioco preferito e tutte le volte che c'era matematica chiedeva alla professoressa se poteva giocare a questo gioco. Basta poco, perché spesso i deboli hanno anche bisogno di essere incoraggiati, ma non li possiamo incoraggiare a vuoto. Però, siccome capita che riescano a reagire bene, e se fra voi c'è chi ha già fatto questo gioco vi può dare testimonianza, siccome capita che i deboli a volte vincano, questa è una botta di autostima incredibile ed è una strada per riconciliarli con la matematica. Calcolando alternativamente a mano a calcolatrice, altro punto di forza di questo gioco è che demitizza la calcolatrice. Infatti io consiglio sempre di fare così, le prime manche si divide a turno, alcuni gruppi usano calcolatrice e altri no. E poi ci si scambia la manche successiva, tanto in un'ora si riesce a fare diverse manche. Si scopre che sistematicamente chi ha la calcolatrice perde. Perché? Perché con la calcolatrice ci si mette a fare, a tentare, però a tentare ci si arriva, ma poi chi si ricorda cosa è fatto? Se no la calcolatrice, faccio una strategia, parto dal basso, parto dall'alto, allungo, scorcio, dopo un po' i ragazzi diventano bravi a fare questa cosa. E quindi poi alla fine la calcolatrice risulta più un handicap che una cosa utile. La domanda chiave, come si fanno se non si può lavorare a gruppi? Perfetto, questo è il clou finale di tutta questa storia. Quello che stiamo raccontando è il modo in cui si lavora normalmente in una classe. Tanto il gruppo può anche essere una coppia, e la coppia può anche essere, se siamo nella stessa aula, può anche essere di due che sono a distanza buccale, come si usa dire, di un metro, perché poi
si coordinano. Però questo è, questo può essere uno dei problemi. La gara fra singoli ha dell'handicap. Andiamo avanti un attimo, andiamo sui punteggi. Questo è l'assegnazione del punteggio storica, non corrisponde pari pari a quella che trovate nella scheda. Questa è la prima classe con cui proponemmo questa cosa, che noi eravamo arrivati in classe dicendo si fa sto gioco, allora chi arriva al bersaglio piglia un punto e ame. Dopo due o tre manche la rivoluzione, perché i ragazzi sono più intelligenti di noi, cioè quando si appassionano vogliono capire che si rendono conto che ci sono delle situazioni in cui arrivare primo non è poi così top, per esempio, e quindi hanno voluto mettere i bonus e le penalità. Allora, per ogni sequenza corretta che il gruppo fa un punto, per ogni sequenza sbagliata meno uno. Nella scuola elementare può essere detto vabbè poverini, cioè, ma comunque si prende un punto per ogni sequenza corretta. Quella classe, che era una classe di prima media, voleva penalizzare chi non ci provava, perché all'inizio c'era chi diceva no, io insomma, no, i calcoli, la matematica, figurati. E quindi chi non ci provava doveva essere penalizzato, meno due. Non è stato mai assegnato il meno due, però loro l'hanno voluto mettere e storicamente non l'abbiamo lasciato. La risposta più vicina al bersaglio vale 3 punti, chi lo centra vengono assegnati 5 punti, e poi ci sono i bonus. Il bonus di 2 punti a chi usa tutte le cifre e tutte le operazioni. Per esempio, chi ha quello aveva scritto 555 più 333 più 0, poteva scrivere più 0 per 5 e avrebbe avuto il bonus perché avrebbe usato tutte le cifre e tutte le operazioni. E un bonus di 3 punti a chi individua la strada più breve, 2 punti a chi individua la strada più breve. Questa la strada più breve è una tu per l'insegnante, perché altrimenti che cosa succede? Succede che se un gruppo arriva subito poi perde significato. Ora voi avete messo tutti nel Padlet, no? Per cui è chiaro che c'era chi era più velocemente o meno passati a 300. In una classe di un certo numero di gruppi ci sarà il gruppo, io ci sono arrivato, in quanti passi? 5 passi, vai avanti, c'è una strada più breve. E quindi si allunga e si fa esercitare ancora, perché poi lo scopo è esercitarsi nel calcolo, lo scopo è che noi vogliamo, e si va avanti perché c'è la possibilità di prendere il bonus. Quanto si va avanti? Beh, ci deve essere un tempo, cioè la regola è che non si può allungare troppo, però diamogli anche il tempo di lavorare, cioè un certo numero di manche si riescono a fare nell'ora. Ecco, ci sono 2 domande in chat che sono poi, abbiamo tentato di dare la risposta nella nuova scheda, che di cui poi ci parlerà Chiara. Come si gestisce la correzione e come si lavora quando non si può lavorare in gruppo? Allora, noi abbiamo cercato di ragionare in questo modo. Intanto lavorare per singoli è pericolosissimo, perché questo gioco come gara fra singoli è un tiro al bersaglio su quelli che non sono bravi sui DSA. Quindi questo gioco come gara, così come l'ho presentato, fra singoli no. Però si può lavorare, per esempio, utilizzando il sincrono e l'asincrono, e dire allora, il singolo viene invitato da casa, per esempio, a proporre dei numerando alla classe. E la proposta del numerando alla classe, a questo punto, anche chi, per esempio, un DSA che ha difficoltà di calcolo, ma a casa si prova, propone, a tempo, e quindi può poi lavorare e giocare in questo modo e far giocare tutti. Ancora c'è un meccanismo per cui, se per esempio si può prendere risultati dei vari numerando dei singoli bambini, dei singoli ragazzi, e distribuirli per la correzione. E allora a questo punto si può studiare, c'è nella scheda, un meccanismo di punteggi che valorizzi la correzione eventualmente fatta, il suggerimento e così via.
per esempio, nel materiale originario PQM trovate, ora non c'è tempo di guardarlo, per cui non lo guardiamo, ma trovate, se vai avanti e gli fai vedere le slide, quello con il primo, il resoconto di una discussione in classe, no? No, non ho capito quale slide. No, niente, vabbè, nulla. Ok, comunque nel materiale PQM, che comunque è accessibile, c'è il resoconto di alcune lezioni e una di queste parte proprio da una sequenza di proposte di soluzioni e chiede ai ragazzi di dare suggerimenti a chi ha fatto. Ecco, è un po' un tentativo di andare in questa direzione. Non possiamo lavorare in gruppo, dobbiamo lavorare, Dio mio, a distanza. Cosa possiamo fare perché questa attività abbia un senso e sia interessante e divertente? A questo punto lascio la parola a Chiara, che invece parlerà della scheda, così come con le varianti che sono state inserite. Ma direi che molte osservazioni in realtà sono già emerse anche dalla sua discussione, dalle domande che sono state fatte in chat, proprio perché appunto in questo momento sappiamo che viviamo una situazione molto particolare, per cui se siamo in classe siamo distanziati, quindi è difficile lavorare a gruppi anche in classe, e se siamo a distanza chiaramente è difficile organizzare un lavoro a gruppi, se non in stanze Meet, ma è tutto molto complicato. E per cui la nostra idea era proprio quella: se siamo in classe distanziati, cercare di capire se in qualche modo, mantenendo le distanze, si può lavorare ad esempio a coppie o a piccolo gruppo, magari condividendo, cioè mettendo al centro un foglio e scrivendo ciascuno dalla sua parte, o comunque cercando di mantenere le distanze. Nella versione a distanza, invece, chiaramente a questo punto si va molto di più su un gioco singolarmente, no? Per cui ognuno deve chiaramente proporre la sua soluzione. Come diceva il professore prima, e come abbiamo notato anche dalle altre attività Matabel che abbiamo rivisto in passato, uno dei pochi, forse, aspetti positivi della didattica a distanza è proprio la gestione dei tempi. Quindi se il lavoro singolo e soprattutto il lavoro singolo durante una gara, che quindi ha dei tempi, delle scadenze, può essere molto difficoltoso, soprattutto per gli studenti con maggiori difficoltà e con maggiori magari lacune o studenti BES, e nel lavoro a casa possiamo proprio magari proporre l'attività da svolgere su un Padlet, lasciando magari i tempi più dilatati, e quindi lasciando a ciascuno la possibilità di ritagliarsi il tempo necessario. Possiamo dare ruoli diversi ai diversi studenti, come diceva prima il professor Brunetto, l'attività potrebbe essere anche ribaltata, chiedendo a loro di ipotizzare appunto un possibile bersaglio da raggiungere e ipotizzare loro delle operazioni appunto per cui raggiungere questo risultato. Possono lavorare a gruppi per creare magari su stanze Meet in momenti separati, quindi discutere per decidere quale bersaglio, quale numerando proporre alla classe e poi lavorare magari su uno di questi numerando. Sulla correzione, che avevo visto che c'erano alcune domande anche proprio sulla correzione, io credo che il fatto di proporlo attraverso l'uso ad esempio di un Padlet permetta proprio anche un'autocorrezione, che stava già avvenendo anche in diretta proprio mentre stavate rispondendo voi, no? a questo numerando che vi abbiamo proposto. Quindi un aspetto positivo da valorizzare nel caso in cui si possa rispondere solo singolarmente, diciamo, e si possano solo caricare le risposte appunto su un Padlet, è proprio una fase successiva di ridefinizione, ridiscussione e correzione anche in qualche modo delle risposte date ai compagni. E quindi appunto quello che vi abbiamo proposto noi, in realtà questa attività l'abbiamo modificata veramente pochissimo, perché crediamo che possa essere, con tutte queste accortezze che ci stiamo dicendo, riproposta anche in una didattica a distanza senza particolari modifiche appunto. Allora, scusa, vedevo, scusa, Chiara, scusa. Sì?
se posso. Vedo certo. In chat, alcuni stanno suggerendo, e mi sembra interessante, che con, sia con Zoom che con Webex, con vari mezzi, si possono fare delle stanze, sì. Per cui si può tentare di lavorare a gruppi anche a distanza. Sì, sì, assolutamente. E vengono fuori delle discussioni. Io ho avuto l'impressione con le mie studentesse che hanno tutt'altra età, per cui chiaramente anche la gestione della tecnologia è tutt'altra, perché sono di scienza della formazione primaria, però ho avuto l'impressione, poi mi direte se anche voi provate con i vostri studenti, se avete avuto la stessa impressione, che il fatto di lavorare in un gruppo online e il fatto magari di gironzolare tra i gruppi, io saltellavo tra i gruppi durante il lavoro, in realtà è molto meno invasivo che non la presenza dell'insegnante che gira in classe tra un gruppo e l'altro, per cui in realtà anche le dinamiche all'interno del gruppo, secondo me, se prendono un po' dimestichezza con la tecnologia, sono molto spontanee, e anche la nostra presenza, magari in maniera anonima ogni tanto all'interno del gruppo, può farci osservare delle dinamiche molto curiose, molto, molto interessanti. Quindi sì, quello che vi... Nelle chat si sentono più sciolti, molto spesso sì, stavano scrivendo proprio in chat, quindi anche l'utilizzo di Padlet a volte magari li sprona a scrivere di più anche gli studenti un po' più timidi. E quindi niente, non è cambiato particolarmente il gioco, abbiamo predisposto alcuni materiali, tra cui ad esempio delle ruote che permettono di fare le estrazioni anche in una lezione sincrona, perché sono delle ruote casuali online, che troverete tutte nella scheda che mettiamo nella Classroom. E per utilizzare le slide che vi proponiamo, quindi ad esempio questa slide per un round di numerando, potete appunto cliccare su copia documento, quindi quando cliccherete nella scheda sul link alle slide, vi dirà crea una copia, in modo che quella copia voi la possiate usare direttamente con i vostri studenti, quindi non state modificando niente di FEM, ma vi siete creati una vostra copia della stessa slide nel vostro Drive. E le risposte, come avete visto, possono essere raccolte su Padlet, su una Jamboard o in qualsiasi altro modo. Vedete, se cliccate sulle schede in automatico vi si apre la ruota che vi permette di fare l'estrazione. Ed è proprio un meccanismo molto semplice che magari può anche suscitare un po' di curiosità e interesse nei confronti degli studenti. E niente, quindi andando avanti, appunto, una fase successiva che magari può essere enfatizzata in questo caso, come abbiamo già detto, è proprio il fatto di mettere le soluzioni a confronto, di avere una correzione tra pari delle risposte e di enfatizzare proprio anche con una discussione conclusiva finale il fatto che ci siano tante possibili diverse soluzioni e che ci siano magari soluzioni più brevi, più lunghe, tutte le riflessioni a cui ci ha già portato il professor Piochi. E infine appunto riprendere il tutto magari in una discussione conclusiva sincrona, che può essere in classe, perché potrebbe essere anche un lavoro dato da fare a casa, quindi potremmo dare al pomeriggio come compito a casa il fatto di risolvere un certo numerando e commentare le risposte dei compagni. Si può ripartire la mattina in classe mantenendo il distanziamento sociale, proiettando alla LIM il Padlet stesso e commentando ciò che ne è uscito. Ho visto che Marta ha messo nella chat anche il link a Wheel of Fames, che è il modo per creare appunto delle ruote come quella che vi ho fatto appena vedere. E sapete che tutti questi materiali, comprese anche le slide, se il professore ce ne dà la possibilità, la registrazione del webinar e tutto, vengono inserite nella nostra Classroom. Siamo ormai, forse con stasera, sforiamo i 1000 partecipanti alla Classroom, quindi ci sono veramente tantissimi insegnanti che stanno prendendo parte a questo progetto e siamo veramente molto contenti di questo. Se qualcuno di voi connessi non fosse ancora registrato, dovete andare su classroomgoogle.com, inserire il codice che vedete e non utilizzare l'account istituzionale per registrarvi, perché altrimenti c'è un conflitto tra gli account G Suite dell'istituto e di FEM, per cui utilizzate una mail qualsiasi, diciamo. All'interno, nei lavori del corso, troverete la scheda proprio di numerando, al cui interno trovate anche il link ai materiali originali che verranno caricati proprio nella cartella.
Io ringrazio tantissimo il professor Brunetto, vedo che ci sono stati molti commenti sull'attività che è piaciuta molto e anche WordWall permette di creare le ruote, assolutamente sì, stanno facendo molti complimenti. E ringrazio davvero tantissimo per la partecipazione il professor Brunetto e appunto ci ritroviamo con il prossimo appuntamento e che sarà invece per la scuola secondaria di secondo grado e lascio la parola a Marta per concludere proprio con i prossimi appuntamenti visto che sarà lei la protagonista del prossimo webinar. Grazie mille al professore e speriamo appunto che questa attività possa essere fruita anche in modalità a distanza visto che purtroppo ci troviamo in questa condizione. Grazie ancora professor Piocchi. Sì, il prossimo webinar sarà martedì 17, sempre alle ore 17 e parleremo di coniche. Un argomento che chiaramente è prettamente per la scuola secondaria di secondo grado, però proporremo una trasformazione di un'attività Matabel, del progetto originale Matabel, pensando anche ad alcune varianti che possano andare bene anche per la scuola secondaria di primo grado. Per qualsiasi, come vi siete iscritti a questo webinar, anche a quest'altro e ai successivi, vi potete iscrivere attraverso la stessa pagina web, che è la pagina web fem.digital/webinar, e potete avere anche informazioni sui webinar, sulle attività FEM, non solamente sui webinar di matematica, ma su altri webinar, per esempio sul food, piuttosto che linguistica o altri temi che potrebbero interessarvi sulla pagina web FEM, quindi www.fem.digital, sulle pagine Facebook di FEM e Instagram. Direi che abbiamo terminato. Non vedevo più in chat nessuna domanda particolare sull'attività, quindi a questo punto ringrazierei ancora veramente sentitamente il professor Piocchi per la partecipazione, per averci aiutato anche in questa rielaborazione dell'attività e a risentirci al prossimo martedì. Grazie a voi, buonasera, buon lavoro. Buonasera a tutti, grazie ancora.